Bella raga, qua è Savex che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi glitch bomba raga, andremo a fare il Juggernaut completo di casco ragazzi, quello medievale che è fantastico. Allora, tanto per iniziare bisogna inserire tra i preferiti ragazzi il link che vi lascio in descrizione. Raga, per Xbox ho vari link, per PS vedo di recuperarli tutti per fare il Juggernaut di vari colori: rosso, rosa, blu, eccetera, eccetera. Quindi io non ci ingischerei e inizierei con il video, ragazzi. Una volta, raga, che abbiamo aggiunto l'attività, la troveremo per Xbox. Andiamo su attività preferite, andiamo su LTS, raga, e saranno lì. Quindi andate ad avviare l'attività del Juggernaut. A questo punto io mi farò invitare, raga, da Alessietto in un'altra attività, perché io ho quella del Juggernaut bianco e invece lo volevo fare rosso, e io vi lascerò tutto in descrizione, ragazzi. Quindi una volta che siamo dentro l'attività del Juggernaut, cosa dobbiamo fare? Tranquillamente l'andiamo ad avviare senza settare nulla, non serve. E una volta che saremo spawnati all'interno dell'attività, raga, saremo con il completo da Juggernaut e sarà poi così. Allora, cosa dobbiamo fare? Andare su stile, luci vestiario e switchare, raga, per circa 30-40 secondi. Proprio per essere tranquilli, se volete, io vi consiglio di aspettare il caricamento in basso a destra. Lo farà circa dopo un minuto. Se dopo, raga, un minuto non vi fa ancora il caricamento, fregatevene, aprite il telefono e quittate l'attività. A questo punto, una volta che saremo poi spawnati in free mode, avremo completo la Juggernaut in questa maniera. Purtroppo, ragazzi, dopo qualche secondo si leverà il completo, ma noi non ce ne frega niente. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Ci apriamo il menu interazione, andiamo su stile e andremo a modifica aspetto, ragazzi. Spenderemo questi 100.000 che non ce ne frega un cazzo perché siamo tutti ricchi noi. Quindi, una volta che siamo arrivati qua alla modifica aspetto, raga, niente di più semplice. Andiamo su abbigliamento, andiamo sulla maglietta e mettiamo quella crew. Una volta che abbiamo messo la maglietta crew, raga, potremo tornare online. Quindi avremo le parti basse del Juggernaut, avremo i pantaloni con la maglietta. Facciamo salva e continua. E una volta che siamo spawnati in free mode, raga, saremo così. Avremo il completo come era nel menu delle modifiche. E adesso cosa facciamo? Andiamo subito in un negozio di vestiti, raga, e andiamo a cercarci le parti superiori, quelle tattiche. Una volta trovate le parti superiori tattiche, andremo a mettere la maglia militare nera, ragazzi. Ok? Una volta messa la maglia militare nera, raga, cosa facciamo? Andiamo a metterci anche il giubbotto, quello mimetico pesca. Oppure quello pesca è uguale, o anche questo sabbia, ragazzi, funziona lo stesso e ci salviamo l'outfit o nel primo slot o nell'ultimo slot. È fondamentale perché poi nell'attività merge dovremo switchare. A questo punto andiamo su tute e ci mettiamo la tuta da scienziato pazzo, ragazzi. Una volta indossata la tuta da scienziato pazzo, ce ne andiamo dal cannocchiale. Corriamo verso esso, schiacciamo freccia a destra e apriamo subito il menu interazione, e in questa maniera ci siamo buggati. Cosa facciamo? Ci selezioniamo, ragazzi, l'outfit che stiamo creando e ci metterà la maschera sulla testa dello scienziato pazzo. A questo punto, cosa facciamo? Andiamo a salvare l'outfit. E raga, mi raccomando, sempre nel primo slot o nell'ultimo, andremo sempre a sovrascrivere. A questo punto andremo ad aprire il menu di pausa, andiamo a cercarci, ragazzi, su missioni create da Rockstar, lavoro da titano, che è la prima. L'andremo ad avviare, non c'è bisogno di settare l'attività in qualche modo, quindi facciamo pronto e startiamo l'attività. Una volta che abbiamo startato l'attività, raga, saremo all'interno senza il giubbotto.
Quindi a questo punto dobbiamo andare da Amunation. Io in questo caso sono già qui perché ho avviato l'attività e andrò a salvarmi l'outfit così come si presenta, e andrò a salvarlo sempre o nel primo slot o nell'ultimo. Quindi sovrascriviamo sempre, ragazzi. Una volta fatto ciò, tranquillamente apriamo il telefono e quittiamo l'attività, raga. Una volta spawnati in free mode, dovremmo, raga, andare a avviare di nuovo la stessa attività del Juggernaut. Quindi, siccome io ho quella bianca, non ho voglia di aggiungere le altre, vi farò vedere dove le trovate. Andate su preferiti, ragazzi, LTS, una volta aggiunte, e le trovate lì. Oppure le fate aggiungere a un vostro amico, raga, e vi fate invitare, perché il primo nell'attività prende un colore, il secondo ne prende un altro. Quindi mi faccio invitare da Alessietto, ragazzi, di nuovo nella stessa attività del Juggernaut di prima. E una volta che siamo all'interno dell'attività del Juggernaut, dovremo andare a rifare la stessa cosa di prima. Quindi una volta che siete spawnati bisogna aprire il menu interazione, andare su stile, andare su luci vestiario, ragazzi. E una volta che siete su luci vestiario dovete switchare per circa 40 secondi le luci vestiario. In questa maniera in basso a destra farà un caricamento, ragazzi. E anche se non fa il caricamento, dopo circa 40 secondi potete tranquillamente quittare l'attività aprendo il telefono e facendo AXA o X quadrato X se giocate da PS. Intanto, ragazzi, ne approfitto per dirvi di abbonarvi se non lo sapete. Ho attivato gli abbonamenti, ci sono un sacco di video dedicati agli abbonati, tutti in beef, ragazzi, per fare i completi moddati e le aggiunte. E se vi interessa c'è anche il secondo canale, ragazzi, in descrizione e anche nella home del primo canale, dove faccio di tutto tranne che gaming. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta che abbiamo quittato l'attività e siamo spawnati in free mode, cosa facciamo? Aspettiamo che si bugga l'outfit, che quindi ce lo toglie. E una volta che ci leva l'outfit, raga, dovremmo aprire il nostro menu di pausa, andare su online, attività, avvia attività, create da Rockstar, raga, e andiamo sulle versus. Una volta che siamo su versus non ce ne frega niente se non possiamo importare gli outfit, a noi serve solo per mergiare, raga. E una volta che siamo dentro dobbiamo mettere completi salvati, è fondamentale, ragazzi, se no non possiamo mergiare gli outfit. Quindi una volta che siamo all'interno e abbiamo messo completi salvati e abbiamo fatto entrare, ragazzi, tre amici, perché bisogna essere in quattro per startare questa attività, e siamo alla selezione dell'outfit, ascoltatemi bene. Andate subito a mettervi il completo test, che è quello che avevamo fatto. Ritornate sul completo da Juggernaut, che è quello attuale. E poi dovete rimettere test, ragazzi. Quindi dovete fare sinistra, destra, sinistra. Oppure se l'avete messo negli ultimi slot, destra, sinistra, destra, ragazzi. Non è difficile. L'importante è che, come vedete dallo schermo, raga, siete poi in questa situazione. Avete completo la Juggernaut buggato con la maglia tattica sotto. Quindi a questo punto, una volta spawnati, raga, niente di più semplice. Apriamo il menu interazione, andiamo su accessori, andiamo su occhiali e ci sbattiamo un paio di occhiali qualsiasi. A questo punto, una volta fatto ciò, possiamo chiudere il menu interazione, apriamo il nostro telefono, raga, e quittiamo l'attività. E ragazzi, a questo punto, avendo importato l'outfit tramite l'attività merge, e sbada bam, raga, avremmo praticamente il completo da Juggernaut già indossato, pronto per essere salvato. Quindi andate in un qualsiasi negozio, raga, e ve lo salvate e lo mettete al posto di test. Quindi andate sempre solo a scrivere l'outfit che sta o nel primo o nell'ultimo slot, e in questa maniera già abbiamo l'outfit da Juggernaut, ragazzi. Adesso se volete voi potete andarci a fare due migliorie. Di cosa parlo? Ci possiamo mettere, ragazzi, le scarpe che vogliamo. Io ci andrò a mettere quelle dell'arena rosse, in modo che si abbini all'outfit, che non si notano, ragazzi, infatti ci stanno da Dio. Dopo ci andrò a mettere anche una bella sciarpina rossa, ragazzi, e avremo fatto anche gli accorgimenti, le migliorie all'outfit.
andremo a salvare il tutto e siamo pronti per rientrare, raga, nell'attività di Husky, di nuovo del Juggernaut, perché dovremmo andare a recuperare il casco dall'attività. Quindi io in questo caso mi farò invitare, raga, di nuovo nell'attività del Juggernaut rosso e rosa che ha Alessietto, che vi lascerò in descrizione. E una volta che siamo all'interno dell'attività dobbiamo rifare tutta la solita pappardella. Quindi prendere l'outfit, switchando per 30-40 secondi, luci vestiario e poi quittare l'attività, raga. Non ve lo sto a far rivedere perché l'abbiamo fatto due volte, vi velocizzo questa parte. E a questo punto, una volta che siamo spawnati, raga, in free mode con il completo da Juggernaut e il casco e ce l'ha levato, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare un trick, raga, al cannocchiale. È una cosa assurda, ma funziona. Quindi ascoltatemi bene. Ci dirigiamo dal cannocchiale, raga. Ascoltatemi bene perché sarà una cosa nuova. Ci mettiamo qua davanti. Dovremmo diventare membri o della Sicuro Server o del Motorcycle Club. E una volta che abbiamo fatto ciò, dovremo andare a switchare una volta a destra e una volta a sinistra il completo dell'organizzazione. Facendo ciò, raga, ci darà il completo da Juggernaut subito. Quindi cosa facciamo? Destra, sinistra sullo stile, ci dà il completo, chiudiamo veloce l'interazione e spammiamo freccia destra per interagire, raga, col cannocchiale. Chiudiamo il cannocchiale e avremo il casco. Quindi cosa dobbiamo fare? Ci bughiamo ora al cannocchiale. Corriamo verso il cannocchiale, raga. Schiacciamo freccia destra. Teniamo premuto il menu interazione. Ci siamo buggati. Andremo a selezionare lo stile, ragazzi, che abbiamo creato prima. Ci allontaniamo e sbadabam, raga, avremmo fatto completo da Juggernaut rosso, verde, bianco, tutti i colori che ci sono. Lascio il link delle attività in descrizione, ragazzi. Adesso andate in un qualsiasi negozio e lo salvate. Quindi, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale. Se vi fa piacere, abbonatevi per scoprire tutti i vantaggi. Bella, regà, alla prossima. Sbadabam.